Allora, per quanto riguarda il rapporto mente-cervello, le prospettive riduzioniste sono sicuramente impossibili, persino all'interno della Terra isolata. Perché anche all'interno della Terra isolata non è possibile non distinguere il piano mentale da quello cerebrale. Ovvero, non è possibile distinguere, o meglio, non distinguere, scusate, l'esperienza soggettiva in prima persona dall'ammasso di sinapsi e neuroni che comporrebbe il cervello. Dal punto di vista fisicalista, il cervello è un insieme di atomi che compongono le sinapsi, i neuroni e le altre strutture cerebrali. Da un punto di vista strettamente fisico, anche le interazioni e le dinamiche energetiche che si manifestano dentro il cervello sono appunto interazioni energetiche e non altro. Se si afferma il riduzionismo, si sostiene che alcune interazioni energetiche, puramente meccaniche, siano anche altro da quello, qualcosa di ulteriore rispetto a ciò che innanzitutto sono. Ovvero che sono stati coscienziali, che sono stati mentali, che sono i qualia, che sono le emozioni, le sensazioni e, in poche parole, tutti i contenuti mentali. Ricapitolando, da un punto di vista fisicalista, l'intero universo è un sistema composto da particelle. Ogni dinamica, ogni evento, ogni proprietà è totalmente riconducibile alle interazioni che avverrebbero ad un livello puramente meccanico ed energetico tra le particelle subatomiche, che sarebbero le strutture elementari, potremmo dire, di tutti gli altri composti. Il cervello non sarebbe qualcosa di diverso, sarebbe innanzitutto questo ammasso di particelle. Quindi, anche se il riduzionismo non sostenesse che la mente sia simpliciter quell'insieme di particelle che è il cervello, ma che sia la loro interazione, anche l'interazione è innanzitutto, e tra parentesi, solo un insieme di interazioni, di dinamiche energetiche, meccaniche, che di per sé non sono l'esperienza soggettiva coscienziale con tutti i suoi contenuti. L'esperienza soggettiva coscienziale con tutti i contenuti mentali è un insieme di essenti ulteriori che trascendono il mero movimento. Il riduzionismo non può ridurre i contenuti mentali a un movimento, a un'interazione tra componenti fisiche, perché quello significherebbe negare, eliminare, cioè, avremmo proprio nell'accezione più radicale l'eliminativismo, ovvero negare che le esperienze soggettive e coscienziali siano quel che sono, per come sono esperite, per come appaiono e che siano solo ed esclusivamente un movimento di particelle. Insomma, i colori e le forme che noi sperimentiamo non possono essere un insieme di particelle. Innanzitutto perché se anche noi sostenessimo il riduzionismo, non potremmo fare a meno di sostenere che il mondo della nostra esperienza sensoriale è un insieme di percezioni mentali. Attenzione, apro e chiudo una parentesi. Siccome sarebbe una fatica immane per me ogni volta far riferimento all'ontologia di Severino per poi tradurre, passando per varie tappe, vari passaggi, tutti i concetti, diciamo, fondamentali e mettere in discussione anche vari assunti della prospettiva nichilista, in questo video parlo dall'interno, tra virgolette, della Terra isolata, quindi dando per buona, ammettendo ma non concedendo, l'idea che esista un mondo fisico,
che esista la percezione, che il cervello produca la mente, o addirittura, appunto nel caso del riduzionismo, il cervello sia la mente. Diamo per buone, senza concedere però tutte queste cose. Ebbene, nonostante questo, nella prospettiva riduzionista non si può comunque non riconoscere che il mondo sensibile, cioè il contenuto immediato dell'esperienza, è una percezione mentale. Appunto dico, è una percezione mentale rifacendomi a questo tipo di paradigma. Perché se dovessi rifarmi a quello dell'ontologia severiniana sarebbe errato dire che è una percezione. Non perché nell'ontologia severiniana si sostenga che allora il contenuto immediato sia una presunta realtà fisica esterna, ma perché si mette in discussione anche un insieme di altri presupposti e il concetto stesso di percezione. Lì ovviamente non si va a negare che appaia il mondo, ma si va a negare che l'apparire sia il percepire le cose attraverso un corpo o attraverso una mente. Chiusa parentesi. Allora, siccome quel che appare è indiscutibilmente un insieme di qualità mentali sensibili, sia primarie sia secondarie, e le stesse neuroscienze sostengono che, ad esempio, sul piano visivo, quella che vediamo come immagine sarebbe una ricostruzione cerebrale e non direttamente il presunto mondo esterno, allora segue che i colori e le forme che noi vediamo non sono direttamente gli aspetti del presunto mondo esterno, ma elaborazioni mentali. Ora, il fatto però è questo. Se qualcuno aprisse la mia testa, il mio cervello, mentre io sto guardando l'ambiente circostante, l'immagine visiva che io vedo adesso non sarebbe oggettivamente visibile all'interno del cervello. Cioè, se si sostenesse che il cervello sensibile o presunto fisico è la mente e che i contenuti mentali sono le interazioni meccaniche e dinamiche che avverrebbero al suo interno, allora, aprendo il mio cervello, si dovrebbero vedere le immagini in prima persona che io vedo, se si sostiene che quelle immagini sono dei movimenti puramente meccanici che avvengono all'interno del cervello. Sembra un qualcosa di banalizzante quel che ho detto, eppure è così. Se si aprisse la mia testa, si vedrebbe un ammasso di carne, di tessuto, di sinapsi, appunto neuroni e altre componenti, e se potessimo vedere al microscopio queste componenti, vedremmo un insieme di particelle. Ecco qual è il punto: vedremmo degli elettroni in movimento, vedremmo altre particelle, altre componenti che si muovono, interagiscono tra loro. Forse in realtà non vedremmo gli elettroni perché mi pare che gli elettroni siano troppo piccoli per essere osservati direttamente, ma si rileverebbe, diciamo, si potrebbe rilevare la loro attività in maniera indiretta. Però, cioè, gli elettroni di per sé non sono colorati, non hanno i colori e le forme che appaiono nella mia esperienza in prima persona. Questi colori, queste forme qui, sarebbero di natura mentale, sarebbe un'immagine nella mia esperienza soggettiva. Non, aprendo il mio cervello, non appare né in terza persona, visibile in modo oggettivo da tutti, la mia esperienza in prima persona e neanche i contenuti che in essa appaiono. E quindi, come si fa a sostenere che le particelle o le componenti fisiche dentro il mio cervello siano le mie esperienze soggettive mentali? Non regge in quel paradigma, è totalmente inconsistente questa prospettiva. Non si può dire. Allora, non si può negare che i colori, le forme, le esperienze coscienziali, ma soprattutto appunto l'apparire di questi contenuti, sia qualcosa in più di non riducibile a un mero movimento, a una mera interazione energetica, meccanica tra componenti fisiche. Se
questi contenuti fossero solo movimenti tra particelle, dovrebbe apparire solo un movimento di particelle. Non so se è chiaro. Se questi contenuti e il loro manifestarsi coscienziale fosse solo un insieme di movimenti tra particelle, allora dovrebbe manifestarsi solo un movimento tra particelle e non questi contenuti in prima persona, che evidentemente non sono riducibili a quello. Perché dire che sono riducibili a quello significa negarli. È come dire, adesso non mi viene un esempio attinente. Vabbè, vedrò se mi viene in mente, altrimenti lascio perdere. Ne faccio un altro se mi viene in mente, un altro analogo, non coincidente, ma analogo. Allora, un esempio trasversale, ma non troppo. Allora, in natura, dicevo prima, tutte le interazioni fisiche, chimiche che avvengono sono riducibili a interazioni meccaniche tra particelle, quindi a movimenti di questa energia, di questa materia. Sostenere che ci sia un caso particolare in cui questi movimenti, che sono appunto in tutto il resto dell'universo solo movimenti, non sono anche altro, sono movimenti tra componenti fisiche. Sostenere che in un caso unico, quello del cervello, questi movimenti siano anche altro, cioè appunto anche stati mentali, significa dire, è come dire che un insieme di suoni in un caso sono anche totalmente delle immagini e dei colori, ma scusate, i suoni non sono delle immagini. È vero che dei suoni possono indurre delle rappresentazioni visive, ma il suono di per sé non è un'immagine visiva. Sostenere che ci possa essere un caso nell'universo in cui dei suoni che non sono immagini siano totalmente delle immagini significa dire qualcosa di impossibile, di falso, di smentito dalla realtà dei fatti proprio. E allora, la stessa cosa avviene se si dice che un movimento di particelle, che di base in nessun caso è uno stato coscienziale, nel caso del cervello sia magicamente qualcosa in più di quel che è posto, cioè un movimento tra particelle, ma che sia uno stato coscienziale. Questo è il problema. Allora, chiudo questo video ricordando che riconoscere questo non vuol dire negare la correlazione tra stati mentali e stati cerebrali. Per sostenere questa relazione scientificamente evidente, si potrebbe dire dentro la Terra isolata, non serve invocare il riduzionismo, perché la relazione tra mente e cervello si può spiegare anche non riducendo la mente al cervello. Il cervello produrrebbe la mente, che però sarebbe un qualcosa che trascenderebbe la struttura meramente fisico-cerebrale. Ecco quindi in che senso la mente non è riducibile al cervello in nessuna delle sue componenti fisiche, perché dei movimenti non possono essere stati coscienziali. Si può al massimo sostenere che dei movimenti siano correlati a degli stati coscienziali, ma non si può ridurre lo stato coscienziale a un movimento. Significherebbe negare il fatto che quello sia uno stato coscienziale. Se, lo ripeto per l'ultima volta, gli stati mentali con tutti i contenuti coscienziali fossero solo movimenti tra particelle, allora dovrebbe semplicemente aversi un movimento di particelle, non l'esperienza in prima persona. Cioè, il movimento, le interazioni meccaniche e energetiche che avverrebbero nel cervello, per essere ciò che sono, cioè per essere dei movimenti, non richiederebbero anche di essere stati coscienziali. No? E come posso dire? Bah, io non fatico anche a trovare altri esempi, cioè
trovare anche un modo di comunicare che sia persuasivo per chi non riesce ad accettare queste conclusioni. Perché per me è talmente eclatante, è talmente evidente che dei contenuti che si muovono, cioè de dei contenuti, delle dinamiche fisiche non siano i contenuti in prima persona che vedo, che fatico a trovare degli esempi. Perché per me è ovvio fino all'inverosimile, è una cosa incontestabile, perché, lo ripeto, basterebbe aprire il mio cervello, per esempio, per constatare che questa immagine in movimento, tra virgolette in movimento, lo ripeto, sto semplificando enormemente, non è un insieme di neuroni e di sinapsi, cioè un insieme di neuroni e di sinapsi è un insieme di neuroni e di sinapsi, cioè di atomi che si muovono in un certo modo. Questa immagine non appare come, nella mia esperienza in prima persona, questa immagine non appare come un insieme di particelle dentro il mio cervello che la costituirebbero, che addirittura se, la sì, la costituirebbero, nel senso che sarebbero totalmente quella immagine, perché quello vuol dire riduzionismo, vuol dire sostenere che gli stati mentali sono totalmente gli stati cerebrali. Negli stati cerebrali ci sono solo quelle dinamiche, e quindi si arriva a una forma radicale di eliminativismo, cioè si nega la mente. Ma a quel punto, attenzione, sostenere questa forma estrema, no, di riduzionismo che coincide con l'eliminativismo, significa negare un'evidenza incontestabile, e cioè l'esperienza mentale. Negare il mondo che appare per come appare e l'apparire stesso del mondo, e dire che in realtà è una sorta di illusione. Qualcuno sembra che l'abbia fatto, tipo almeno un po' Daniel Dennett, ma è curiosa questa tendenza addirittura a ribaltare il rapporto che c'è tra la coscienza e il contenuto che appare, e pensare, astrarre il contenuto che appare dalla coscienza in cui si manifesta, nelle categorie, nelle condizioni in cui si manifesta, e proiettarlo all'esterno della coscienza pensando che esista di per sé, e addirittura pensare che la coscienza sia un'illusione rispetto a quel contenuto, quando poi ne è la condizione di possibilità. Cioè, sostenere che la coscienza sia un'illusione, appunto, quello è ciò che accade nell'eliminativismo radicale, significa sprofondare in una negazione totale di tutta la tesi eliminativista, che per dirsi, per porsi, deve assumere che quella tesi appaia in qualcosa che è cosciente, in uno stato coscienziale. Se lo stato coscienziale in cui si presenta qualunque tesi scientifica, anche sul cervello, anche sulla mente, e in cui appare ogni passaggio della prassi di una qualunque ricerca e indagine scientifica sulla coscienza, fosse un'illusione, sarebbe un'illusione tutto quello che appare in essa. Come si fa a ritenere che possa mantenersi saldo il contenuto della coscienza se si ritiene che la coscienza sia un fenomeno illusorio? Poi bisognerebbe anche specificare in che senso illusorio. Come si fa a negare che sia, che appaia un'esperienza cosciente? In che senso sarebbe un'illusione che si ha coscienza del mondo? Cioè, negare che si abbia coscienza del mondo significa negare che appaia, significa negare che si manifesti. Si può provare a negarlo, ma a questo punto si dovrebbe negare anche allora che il mondo ci sia, visto che è il primo fatto che ci dà la presenza del mondo, è il suo apparire coscienziale. E quindi negare quel primo fatto comporta il negare tutto quello che poi compare in quel fatto primario. Va bene, io ritornerò su questo, sul problema del riduzionismo, e quando ritornerò a parlare anche dell'emergentismo, perché poi, ecco,
Dal riduzionismo poi alcuni vorrebbero forse passare all'emergentismo. L'emergentismo non è già riduzionismo quando è rapportato al problema del rapporto mente-cervello. L'emergentismo infatti sostiene in generale che delle proprietà nuove possano emergere da sistemi più semplici, proprietà anche inaspettate. Ma allora, se si applica l'emergentismo nel rapporto mente-cervello, si sta già ammettendo che la mente, il piano mentale, non sia riducibile al piano fisico-cerebrale, ma che sia qualcosa in più. Qualcosa in più. Chiudo questo video invitandovi a guardare tutti i miei video, perché poi, soprattutto con l'ontologia severiniana, ma anche con l'immaterialismo di Berkeley, si va infinitamente oltre il problema riduzionismo-antiriduzionismo. E va bene, vi auguro buona riflessione e alla prossima.